Cari amici, ben trovati. Anche oggi siamo in un lago che fa parte del comprensorio Parco Laghi di Gianluca e Cristiano e Danilo, che naturalmente ringraziamo per la loro ospitalità. Oggi siamo qui per praticare una tecnica particolare del feeder fishing, che è il floating feeder, che altro non è l'utilizzo di pasturatori galleggianti, che poi naturalmente vi illustreremo, per insidiare appunto i pesci, soprattutto in questi periodi, in queste stagioni più calde, dove naturalmente i pesci stazionano nelle strade superficiali. È una tecnica molto divertente, che prevede appunto l'utilizzo di due tipi di pasturatori, chompers e chummers. Ora naturalmente vi faremo vedere nei particolari il tipo di montatura per utilizzare questi due tipi di pasturatori galleggianti, vi faremo vedere nei particolari l'utilizzo della pastura e delle particelle, che devono avere una caratteristica fondamentale, quella di essere appunto galleggianti oppure o comunque di affondare lentamente verso il fondo in modo da richiamare in superficie i pesci. Per eseguire questa montatura dovremmo inserire inizialmente, in successione, naturalmente questo, un primo stopperino, molto semplice da inserire, e manderemo naturalmente la parte opposta. Da inserire la nostra gela con uno scorrevole, con un moschettone, dove noi poi collegheremo il floating, e a chiudere un altro stopperino. Pezzettino di silicone che andrà normalmente a coprire lo sgancio rapido, eviterà quindi che il finale fuoriesca, ecco qua, e a questo punto andremo a inserire la nostra girella con sgancio rapido. Naturalmente legheremo una piccola treccia che naturalmente servirà a distanziare il finale dal pasturatore in fase di lancio e di recupero. Ecco qui la nostra montatura. Questa montatura ci dà appunto la possibilità, spostando gli stopperini, di allungare o accorciare il terminale senza cambiarlo. A questo punto non ci resta che andare a montare il nostro chummers. Questa è la nostra montatura, molto semplice da realizzare. Bene, passiamo ora alla pastura, le particelle che utilizzeremo in questa sessione di pesca, sicuramente del Panneberga di Valdenei, che ovviamente essendo utilizzeremo a secco, quindi perché appunto rimanga in superficie. Come pastura la Gold Medal Brown, che bagneremo con tantissima acqua per effettuare un alone, per creare appunto un alone in superficie. È una bagnatura un po' veramente con pochissima acqua, sempre per lo stesso motivo del Panneberga, di poter tenere in sospensione quindi il più possibile il pesce in superficie, perché naturalmente sia il Panneberga che la pastura dovrà agire in superficie, quindi nei primi strati d'acqua.
guardate che bei colori, ha degli occhi stupendi. Queste sono le splendide tinche della Val d'Asa.
Bene, è arrivato Daniele, e naturalmente l'ho messo subito all'opera. Com'è, Daniele, questa tecnica, il floating feather? La trovi divertente? Entusiasmante, bellissimo, semplicissima, ma veramente redditizia. Lago stupendo, pesci grandissimi, in salute. Bene, cambiamo quindi pasturatore dai Chummes ai Chompes e in questo caso riempiremo con bigattini, un po' di pellet, micro pellet. Abbiamo tolto naturalmente l'amo con i righi e andremo a innescare bigattini. Naturalmente pasturando con i bigattini l'esca sicuramente migliore sono i bigattini. Faremo un bel ciuffo di bigattini e andiamo in pesca. E naturalmente, avendo cambiato il pasturatore, passati da Chummes a Chompes, dobbiamo naturalmente affinare anche in questo caso la grandezza del monofilo. Passeremo al Galvan Cost dello 016, un amo più piccolo, un numero 18 da serie 871, che è un amo sempre monocchiello, un amo abbastanza resistente comunque per resistere alle ripartenze di queste carpe veramente mai dome. Adesso vediamo se con queste varianti naturalmente riusciamo a catturare qualche altro pesce. Ecco la partenza, bastava un po' di pazienza naturalmente, cambiando esca e tecnica di pesca, passando da Chummes, quindi dalla pastura a Chompes con una pasturazione più di bigattini e pellet. Abbiamo atteso un attimo, però i risultati sono sempre quelli: partenza decisa del pesce e pesce in canna. Sicuramente le pellet sono l'esca più preferita oggi, decisamente, ed ecco una tinca.
Ecco una bellissima tinca che ha saputo resistere alle pellet e allo straberry. Abbiamo cambiato il pastoratore dal Chumers alla Chompers di gattini, ma l'esca, quella che preferiscono oggi sicuramente, il pellet allo straberry. Veramente bella. Adesso naturalmente gli diamo la libertà immediata, naturalmente. Ecco la pellet che ha mangiato, naturalmente utilizzeremo per il prossimo pesce. Bene cari amici, chiudiamo questa bellissima pescata a Frodati Fede qui dal Lago dei Cedri. Abbiamo preso tantissime carpe, qualche bella tinca, abbiamo pescato sia con i Chummers, che sono stati quelli che naturalmente, giusto Daniele, hanno reso di più. Sì, hanno reso molto. Poi abbiamo provato anche i Chompers, con i bigattini, ma qui molto probabilmente il pesce è abituato più alla pastura e quindi il Chummers sicuramente ci ha dato più soddisfazione. Sì, senz'altro. Speriamo di avervi divertito con questa bellissima tecnica del Floating Feeder e vi rimandiamo alla prossima avventura di Tubettini Feeder.